questa volta la doppietta non è stata tua ma di Pannone, quindi non hai ripetuto i due gol contro il Don Bosco che sono toccati contro il Colli Ortonovo, appunto al tuo compagno di squadra, ma raccontacela tu questo 2-2 un po' altalenante a Falconara contro il Colli Ortonovo in Coppa. Niente, ci siamo trovati subito sotto per un errore insomma di marcatura. Poi siamo stati bravi a non mollare, abbiamo ribaltato la partita e poi diciamo che nella fase finale siamo un po' calati e abbiamo diciamo commesso qualche errore, anche sciocco magari di marcatura o di uscita, e ci hanno raggiunto col pareggio che però ci permette di rimanere primi nel girone e adesso di andarcela a giocare. Sì, appunto, è un punto che comunque vi consente adesso la leadership solitaria in questo girone di Coppa Italia di promozione, capitolo decisivo a questo punto, no, con il Magrazzurri, vero? Certo, domenica ce l'andiamo a giocare contro un'altra squadra rodata che è il Magrazzurri e faremo del nostro meglio, la stiamo preparando con lo staff e i compagni per domenica, diciamo che è tutto nelle nostre mani e se riusciremo a fare i 3 punti ci qualificheremo alle fasi finali, diciamo. E poi siamo pronti per la promozione.